ma anche per, diciamo, migliorare quello che è, come dire, la vostra conoscenza, la vostra consapevolezza sui narcisisti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, abbonatevi e attivate la campanella. Questo è un punto fondamentale. E nel frattempo cerchiamo di capire questa cosa, che succede quando dai silenzio al narcisista. Non ti aspetti che possa capitare questa cosa quando impari a dare un silenzio, diciamo, totale al narcisista. Salutiamo anche Roxy Rose, veramente controintuitivo ed è fantastico rendersi conto come molto rapidamente in questo modo tu puoi mettere, tra virgolette, KO il narcisista, soprattutto non innamorarti, ma, come dire, facendo. Non dico innamorare perché i narcisisti di fatto non si innamorano, ma producendo un coinvolgimento. Quindi dai silenzio al narcisista se vuoi ottenere, diciamo, delle cose fantastiche e, diciamo, che ti possano portare veramente a liberarti totalmente. Salutiamo Barbara Cocco, liberarti totalmente di quelle che sono le cose negative che ti fa vivere il narcisista, uscire fuori da questa sofferenza, diciamo, che si manifesta in modalità diverse. Quindi questo credo che sia un punto molto importante che tu puoi mettere sicuramente in atto e anzi ti suggerisco di farlo perché veramente ne vale la pena, fondamentalmente. Quindi questo perché il tuo benessere, diciamo, spesso chi ha a che fare con i narcisisti vive nel malessere, per cui vivere nel malessere non ci porta mai da nessuna parte, non ci dà niente di positivo, quindi invece è molto importante liberarsi totalmente, diciamo. Accadrà una cosa incredibile se tu dai silenzio al narcisista, accadrà una cosa controintuitiva che ti consentirà di vivere al meglio la tua vita, di essere veramente più felice, vincente e non temere più di tutto quello che il narcisista ti può far vivere. La prima cosa che devi fare è conoscere però il narcisista, conoscere il manipolatore, conoscere queste tipologie fondamentalmente. Sono punti importanti, ovviamente, perché diciamo, non è che devi cercare di comprendere quali sono le caratteristiche psicodinamiche, diciamo, di un narcisista, ma è comprendere soprattutto i comportamenti delle persone che sono manipolative, perché poi il narcisista alla fine è una persona che vuole stare sul palcoscenico, ma è anche una persona che, essendo preda della rabbia, fondamentalmente, perché la rabbia attanaglia il narcisista e vive impazienza, irritabilità. Ha un po' tutte queste caratteristiche che tendono a sopraffarlo, che tendono a, diciamo, regolamentare questa situazione. Ora, è molto importante però tenere presente una cosa. Che ci sono tante donne, soprattutto, salutiamo Maria. Nel frattempo vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Se volete dare un sostegno al canale, potete cliccare sul tastino col dollarino e dare un sostegno al canale. Se volete, diciamo, abbonarvi per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti, potete abbonarvi. Ora, ci sono tante malgascione, no? Tante donne, soprattutto anche uomini, comunque in generale donne che si innamorano, diciamo, come dire, del cattivo ragazzo, si innamorano oppure della cattiva ragazza. È come se, diciamo, queste persone avessero una capacità magnetica
di attirare le loro vittime. Ovviamente questo si è amplificato moltissimo, naturalmente negli ultimi 10 anni, diciamo, grazie all'avvento dei social, no? Per cui i social, che sono, se vogliamo, un ricettacolo di narcisisti, ma sono anche un ricettacolo di poveracce, disgraziate, carampane, che si agganciano, no? Su questa tipologia di persone. E quindi è facile, no? E quindi queste mentalità, diciamo, narcisistiche che in qualche modo sottomettono, no? Altre persone che invece hanno bisogno, no? Di essere sottomesse, tra virgolette. Quindi, logicamente, ovviamente, nessuno vuole innamorarsi di questa tipologia di persone. Salutiamo anche Antonio. Logicamente, tutti vorrebbero il bravo ragazzo, la brava ragazza, ma poi fatto una selezione a carattere, adesso con i social direi internazionale, perché c'è qualche disgraziata che si innamora anche proprio di quello che abita a 10.000 km di distanza, magari in qualche altro continente, e cosa fanno? E vi innamorate proprio di quello che è, come dire, del bastardo selezionato, no? Avresti il bravo ragazzo sotto casa, la brava ragazza sotto casa, che sarebbero anche disponibili da darti delle cose, aiutarti. E invece il bravo ragazzo sotto casa, la brava ragazza sotto casa, non la prendi in considerazione, ti innamori del bastardo, del figlio di mignotta selezionato, che ti fa vivere nel malessere. E poi cosa fai tu? Ti lamenti, fai la malgagosta, cioè che sarebbe la malgasciona aragosta, che fa il verso, diciamo, quando viene buttata, gettata nell'acqua bollente. Tra l'altro c'è questa usanza barbara, se vogliamo, di, come dire, uccidere le aragoste buttate nell'acqua bollente, una vita, una morte infame, comunque, e che fanno questo urlo stridulo che è simile a quello del malgascione quando si lamentano e naci, mi ha lasciato, mi ha tradito, mi ha fatto quello, ma io lo amo però, io lo amo, io lo amo. Anche se, diciamo, questo avviene, tu continui sempre imperterrita ad alimentarti della speranza di poter conquistare questa persona, ad alimentarti della speranza di poter avere, no? Di poter finalmente avere una relazione con questa persona. Ma poi magari ci sono persone che se ne rendono conto dopo anni, no? E hanno buttato via anni della loro vita. Tenete presente che il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Già non siete più giovanissime, immagino che le persone che mi seguono ce ne saranno di over 40, ma anche over 50, over 60. Quindi diciamo che non dico che hanno un piede nella fossa, però diciamo non sono più di primo pelo, no? Non siete più di primo pelo e quindi buttate via anni della vostra vita che sono, come dire, l'unica speranza, l'unica possibilità che voi avete. Quindi, e non dovete, quindi dovete, salutiamo anche Sissi, dovete in qualche modo tenere presente che quando, ecco, voi andate a cercare un caregiver, no? Andate a cercare una persona che vi possa dare qualche cosa, no? Quindi le caratteristiche più comuni di queste persone sono come dei, salutiamo anche Miriam, dei bambini, delle bambine piccole che hanno bisogno della figura di riferimento, hanno bisogno del caregiver, hanno bisogno di persone che li possano aiutare, che li possano aiutare a fare delle cose. Quindi invece questo non accade, no? Non accade assolutamente. Voi dovete in qualche modo liberarvi, diciamo, da queste idee malsane, no? Perché questa idea malsana, ah, trovo finalmente l'uomo che mi dà una mano. Sì, è il metano che ti dà una mano. E quindi entrate, diciamo, in questi stati di negatività totale. Ecco, quindi non dovete pensare che un uomo ti deve aiutare in qualcosa, ti deve aiutare da sola, non ti deve aiutare in niente. Cioè, tutte quelle che cercano un uomo per farsi aiutare o economicamente o fisicamente, o, cioè, deve essere uno scambio, no? Deve essere assolutamente uno scambio. Perché l'amore deve essere un'energia che circola, no? Quelle che sono dipendenti, che cercano sempre
qualcuno che possa aiutarle, cioè alla fine non otterranno niente, cioè agganceranno, saranno agganciate proprio da quelli che gli daranno l'idea, gli daranno la speranza, no? Poi le tartasseranno, no? Perché nessun pranzo è gratis? Tenete presente questo, che l'unico pranzo gratis, l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. L'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. E quindi cerca di evitare, no? Quest'idea malsana di sperare di trovare qualcuno, di trovare un riferimento, diciamo. E poi sono persone che, questa tipologia di persone che si aggancia, sono persone che normalmente hanno diciamo, un eccesso, se vogliamo, anche un po' malsano di empatia. Queste persone, diciamo, sono persone che tendono a giustificare il torto subito. E questo dipende. Prova a farti questa domanda. Prova a farti questa domanda. Hai subito dei torti da bambino da parte dei tuoi genitori, no? Che poi quello è quello che succede. Hai giustificato il torto o non l'hai giustificato? Perché il problema è che tutti quelli che non hanno messo in atto un atto di ribellione tendono a vivere, diciamo, una situazione, come possiamo dire, di dipendenza fondamentalmente, no? Perché l'atto di ribellione va fatto. Ma cosa vuol dire ti togli sempre? Cioè, poi c'è qualche coglione, ti togli sempre dal tema. Vai a sentire un altro, no? Non venire a sentire me. Se mi tolgo dal tema, vatti a sentire chi sta nel tema. Piantoni. Allora, quindi, questo è un punto molto importante, no? Da tenere presente. L'atto di ribellione è che cos'è l'atto di ribellione? L'atto di ribellione è quella cosa che tu dovresti fare, è quella cosa che tu dovresti fare. Già a suo tempo per non viverti l'imprinting del condizionamento, perché se ti vivi l'imprinting del condizionamento, se ti vivi l'imprinting del condizionamento, non otterrai nessun risultato, no? Quando tu speri e non metti in atto un atto di ribellione dei tuoi genitori, non metterai neanche un atto di ribellione quando incontri il narcisista. E quindi che succede? Che quando incontri il narcisista tendi a giustificarlo, giustifichi il torto subito dal narcisista e ti autobiasimi, cioè giustifichi il comportamento del narcisista ed è ovvio che se giustifichi il suo comportamento non giustifichi il tuo. Questo è un punto fondamentale, no? Se giustifichi il suo comportamento, non giustifichi il tuo. E quindi questo è un altro punto fondamentale da tenere presente. Quindi bisogna invece mettere in atto un atto di ribellione. Mettere in atto un atto di ribellione. Un atto di ribellione è quello che ci consente diciamo, ribellarci, no, al comportamento del narcisista. Non dobbiamo neanche avere un eccesso di empatia. Poi, certo, che lo scambio, come dice Miriam, va bene, che c'entra? Se, che ne so, un giorno lavi i piatti tu, un giorno lavi i piatti io, faccio un esempio per dire, in una relazione di coppia non c'è nulla di male, no? Oppure uno lavi i piatti e l'altro, che ne so, fa qualcos'altro, ma questo non è quello, no? Il narcisista ti prende solo, ti prende energie, ti prende questo, ti prende quello. E queste persone che si fanno agganciare, che anziché dargli indifferenza, gli danno un'eccessiva presenza. Quindi bisogna non dare eccessiva presenza, ma dare indifferenza. Vedremo adesso cosa vuol dire dare indifferenza. Perché se tu hai un eccesso di empatia, come dire, quindi cerchi di comprendere, no? Cerchi di capire tutti i comportamenti nefasti. Noi non dobbiamo giustificare i comportamenti nefasti del narcisista. E poi un'altra cosa, tu sei magari sincero e trasparente, questo è un grave errore. Quando incontri una persona che è ambigua e bugiarda, non devi essere sincero e trasparente, devi essere ambigua e bugiarda per te. Una cosa interessante da fare è sempre tenere presente l'eco posturale,
Cioè, come dire, non dico la legge del taglione, ma in un certo senso la legge del taglione funziona con il narcisista, no? Però non dobbiamo farci abbindolare, non dobbiamo farci intortare. I narcisisti, non sono persone autentiche, non sono persone, con valori radicati, non sono persone con valori radicati, salutiamo Rosy, non sono persone. Diciamo, non sono persone che non sono persone allegre, non sono persone socievoli, sono persone che da un certo punto di vista hanno la morte nel cuore, no? La morte nel cuore, quindi questo è un punto molto importante, no? È ovvio che chi si aggancia su questa tipologia di persone vuol dire che hai una bassa autostima, no? Perché tu speri che diciamo. Tu non ti sai valorizzare perché una persona che si sa valorizzare mette al primo posto il dout des, mette al primo posto il dare avere fondamentalmente, il dout des. Se non c'è un dout des, non c'è niente in una relazione. È ovvio che questo ti porterà a essere emotivamente dipendente, cioè tendi a relazionarti con una tendenza a dipendere dall'affetto degli altri e specialmente dall'affetto abusante, perché poi il narcisista ti abusa, quindi non distingui più tra la merda e il risotto, cioè vorresti il risotto ma mangi la merda e ti lamenti che ti dà la merda. È come dire, uno che si mangia la merda vorrebbe il risotto, però a qualcuno che si mangia la merda, che gli dà la merda, si mangia la merda. Ah, bravo Antonio, bravo Alessio Gambino, è passato da Savona. Bene, bene. Se sei riuscito a passare, visto che è tempo di merda. Mi ha mandato un saluto. Grande Gambino, grazie, grazie. Allora, quindi, salutiamo anche Daniele. Ah, ok. Quindi, comunque, questo è un punto importante, no? Un punto importante. Se tu dipendi dall'affetto e dal giudizio altrui, praticamente. Sei panata, delegherai agli altri la tua felicità e la tua infelicità, delegherai agli altri il tuo benessere, quindi vivrai nel malessere, vivrai nel malessere. E tra l'altro, come dire, sarai anche una persona sempre pronta, no, a esaudire i desideri degli altri, perché i tuoi desideri verranno al secondo posto. Perché? Ma non lo farai per bontà, lo farai per paura di perdere questa persona. Ora, devi invertire la situazione, devi imparare a fare esattamente il contrario, anziché dargli attenzioni, dargli indifferenza. Cosa vuol dire dare indifferenza al narcisista? Che è un punto fondamentale, no? Dare indifferenza al narcisista vuol dire dargli, diciamo, la tua assenza. Quindi non devi dargli presenza, ma devi dargli assenza. E tu devi andare necessariamente ad autoprocurarti, procacciarti nuove emozioni. Potresti frequentare altre persone, potresti andare a scopare con altri, potresti uscire con altri, potresti andare a divertirti con altri. Insomma, devi emarginarlo, deve sentire di essere emarginato, tra virgolette, deve sentire di essere emarginato. Deve sentire di non valere niente per questa persona. Quindi, come dire, attenzione che il narcisista inizialmente cosa farà? Inizialmente, esatto, devi mettere in atto un'azione di ostracismo. Inizialmente il narcisista cercherà di triangolarti, ma tanto ti triangola lo stesso, non è che altrimenti non ti triangola. Cercherà di utilizzare le scimmie volanti per, diciamo, cercherà di in qualche modo trovarsi nuove fonti di approvvigionamento energetico, ma queste nuove fonti di approvvigionamento energetico non gli porteranno nulla di buono se intanto tu non gli darai nulla, perché ovviamente il narcisista quando si sente rifiutato non è che vuole qualcosa da qualcun altro, è come dire, vi faccio un esempio, perché lui vive la perdita della partita, è come dire, mettiamo che l'Italia perde la finale dei mondiali, adesso è di calcio, adesso è tanti anni che non gioca neanche più, ma mettiamo che perde la finale mondiale di calcio, che ne so, all'ultimo momento perde la partita.
Non è che se l'allenatore dice alla squadra: ah, vabbè, ragazzi, non preoccupatevi, abbiamo perso, che ne so, con l'Argentina la finale dei mondiali, ma non preoccupatevi che la settimana prossima andiamo a giocare con l'Ascoli Piceno, non so se c'è ancora l'Ascoli Piceno che gioca, per dire, andiamo a giocare con l'Ascoli Piceno che starà in Serie D e gli facciamo una caterba di gol e ci rifacciamo con l'Ascoli Piceno. Non funziona così. Non è che se tu hai perso, se la squadra dell'Italia ha perso la finale dei mondiali con l'Argentina, per fare un esempio, gli dici andiamo a giocare con l'Ascoli Piceno della Serie D, li facciamo, esatto, sono di Ascoli, esatto, li facciamo 15 gol all'Ascoli Piceno e ci siamo rifatti, non funziona così. Quindi il narcisista non è che se tu gli dai indifferenza va a prendersi le attenzioni da qualcun altro, perché qualcun altro è l'Ascoli Piceno e tu sei l'Argentina che gli ha dato buca. Questo è il concetto di fondo, no? Quindi trattarlo con indifferenza, trattarlo con ostracismo, cioè, ecco, un'altra cosa che devi fare, che lo manda veramente in crisi totale, è non presentarlo alla tua cerchia di amici. Poi il massimo che puoi dirgli è questa frase. Segnati bene questa frase, perché è il massimo. Questa frase è il top. Digli: guarda, non ti presento ai miei amici, non ti presento ai miei parenti, perché mi vergognerei un po' di presentargli uno come te. Mi vergognerei! Quindi il narcisista teme la vergogna più di ogni altra cosa. Digli questa frase: no, sai, non ti presento ai tuoi amici perché mi vergogno un po' a dirgli che esco con uno come te. Mi vergogno un po' a dirgli che frequento uno come te. Questa frase, diciamo, lo colpisce, lo affonda. Vi ricordate, no, il gioco della battaglia navale da piccoli? Quando colpivate e affondate, colpita e affondata. Quindi ditegli: mi vergogno un po' di uscire con uno come te, quindi non mi vergogno di dire ai miei amici che ci vediamo, mi vergogno di dire ai miei amici che ci frequentiamo con uno come te. Ecco, questo lo manda veramente in una paranoia totale, perché non sa come gestire questa situazione. Il narcisista non sa proprio come gestire questa situazione. Questo lo trafigge fondamentalmente, no? Quindi questa è una delle frasi che ti suggerisco, perché è veramente il massimo, perché la vergogna, il senso di vergogna, perché il narcisista ha sviluppato anche questo meccanismo difensivo, poi che è il meccanismo difensivo del narcisista, proprio per la vergogna, perché temeva di essere svergognato, bistrattato. Questo io ti suggerisco veramente è un colpo forte che tu puoi dare al narcisista. È veramente la cosa migliore che tu possa fare per mettergli, diciamo, come dire, il pepe nel culo, no, al narcisista. È come il pepe nel culo. Ti sei mai messo il pepe nel culo? Non lo so se ti sei mai messo il pepe nel culo magari in qualche gioco erotico che facevi, insomma. E quindi comunque quello è come mettere il pepe nel culo al narcisista. E, beh, il 31 marzo poi la faremo, ma il 31 marzo è anche Pasqua, mi sembra, no? Comunque sì, dai, facciamo, Gambino, ma... Quindi, tra l'altro, vi ricordo che appunto alle 18.45 questa sera ci sarà la lezione che... Sì, magari un po' prima, vediamo poi, Gambino. Tu ricordamelo. E quindi questo è un punto importante, no? Un'altra cosa che devi imparare a fare è proprio fottertene, no? Quando poi il narcisista si lamenta, un'altra cosa che gli dà fastidio talmente è l'indifferenza. Ad esempio, prova a fare questa cosa quando hai a che fare con un narcisista. Quando ti parla, sai come fai a dare indifferenza? Non lo ascolti neanche, fai finta di non ascoltare. Ti metti a chattare col cellulare, ti metti a pensare ad altro. Cioè, deve proprio avere la percezione
che tu non lo pigli in considerazione. Quando il narcisista ti scrive, quando il narcisista ti parla, tu devi far finta di essere interessata ad altro, come se lo sfanculassi. Questa è un'altra cosa che il narcisista ha veramente difficoltà a gestire, come una tranvata, no, che gli dà in faccia, proprio come una mazza da baseball che lo prende in piena faccia, in pieno volto, e non avrà altre chance, non avrà altre possibilità di poter vivere al meglio la sua vita. Quindi devi sapere che il narcisista si sente al centro del suo universo, no? E si aspetta che gli altri gli rendano omaggio, no? Non si accontenta solo di mostrarsi, ma vuole che gli altri in qualche modo lo ringrazino, no? Vuole che lo ringrazino, vorrebbe che tutti lo vedessero come il più grande, vorrebbe che tutti lo vedessero come il migliore, vorrebbe che tutti lo vedessero come la persona migliore del mondo, più forte del mondo, e quindi, perché lui cerca di esercitare il controllo su tutti, ma poi si aggancerà su chi? Su chi si aggancerà il narcisista? Si aggancerà su chi lo sfanculerà? Si aggancerà su chi non gli darà considerazione? Si aggancerà su chi non gli darà stima? Si aggancerà su chi non gli darà niente? Si aggancerà su chi lo lascerà nel suo brodo? E quindi inizierà a viversi la rabbia dentro, inizierà a viversi il pianto, inizierà a viversi, diciamo, tutta una serie di situazioni negative che in qualche modo lo tartasseranno fondamentalmente. Quindi non dimenticarlo mai questo, perché è una cosa importante, cioè non devi mai, puoi mai dimenticare che il narcisista si sente unico e speciale, e tu invece devi farlo sentire come la massa, ma a un livello basso. Lui si sente che ha diritto di tutto e tu devi somministrargli solo doveri. Quindi il narcisista pretenderebbe, no? Perché ha un falso ego. Anzi, lui cerca di proteggere il suo falso ego, da gli attacchi, ma dall'indifferenza non ce la fa a difendersi. Nel frattempo metti un like, iscriviti al canale e abbonati al canale, dai un sostegno cliccando sul tastino col dollarino. Ti ricordo che questa sera sul mio canale Massimo Tramasco, tra mezz'ora praticamente, alle ore 18:45, meno di mezz'ora, ci sarà il seminario. Quindi basta che fai l'abbonamento base al canale Massimo Tramaschi, potrai seguire tutti i miei seminari. Questa sera ci sarà di nuovo la PNL, quindi cercheremo di esplorare il fantastico mondo della PNL per trovare un sacco di cose importanti. Ma torniamo al narcisista. Il narcisista vuole dominare, ma poi si aggancia su chi lo domina. Infatti c'è un detto che dice: o si domina o si è dominati. E quindi nel rapporto col narcisista non puoi avere un'interazione, diciamo, basata sull'empatia, non puoi avere un'interazione basata su cose, diciamo, di diversa natura. Con il narcisista devi solo avere una relazione basata solamente su una cosa che si chiama, diciamo, dominazione. Il narcisista deve essere dominato, e per dominarlo devi prima di tutto farlo sbiellare, mandarlo in tilt, metterlo fuori gioco, no? Non lasciargli la possibilità di riprendersi. Questo credo che sia fondamentale. Non devi farti ingannare, se poi soprattutto i covert si lamenteranno, no? Perché il covert poi cercherà, anche talvolta l'overt, quando prende delle mazzate tra capo e collo con questo ego falso e grandioso, cercherà di farti sentire, diciamo, Tra l'altro, come dice la nostra Barbara, Barbara, se vuoi fare un'intervista, puoi fare, ecco, ricordo a tutti, ad esempio anche la nostra Barbara Cocco, se vuoi fare un'intervista sul canale, basta che mi scrivi su WhatsApp e facciamo un'intervista, così ci racconti un po' di cose via Skype, no? E così anche ti presenti un po' al pubblico. Le interviste poi le mando sul canale Massimo Tramasco. Ecco, quindi, che cosa devi fare?
Allora, quello che devi fare è, diciamo, evitare assolutamente di dargli il controllo. L'ossessione del narcisista per il controllo è una misura compensatoria contro una sensazione interna di insicurezza e svalutazione. Quindi, automaticamente, se tu non ti fai controllare, gli togli il controllo, lui si svaluta e il suo senso di superiorità crolla. Ovviamente, dicevo, non devi farti intortare dal narcisista attraverso, diciamo, i sensi di colpa, no? Che cercherà di farti sviluppare, perché il narcisista poi cercherà, quando riceve queste, tra virgolette, mazzate tra capo e collo, cercherà di svalutarti, cercherà di farti vivere dei sensi di colpa. Quindi non devi assolutamente, grazie Roxy, non devi assolutamente avere un minimo senso di colpa del narcisista. Tu al narcisista non dovresti neanche avere sensi di colpa per non andare al funerale. Dovresti, cioè, o andare anche neanche in punto di morte, devi viverti il senso di colpa. Se è in ospedale in punto di morte, che si arrangi, sono affari suoi. Tu devi semplicemente dargli totalmente indifferenza, perché in questo modo vai a sconquassare i suoi piani, vai a sconquassare quelle che sono, diciamo, le cose fondamentali. È ovvio che il narcisista, però, come dire, inizialmente cerca di coinvolgerti, inizialmente cerca di avere una dominanza, no, nei tuoi confronti, perché i narcisisti sono molto bravi in questo. Il narcisista non tiene conto dei tuoi bisogni, e però fa finta di tenere conto dei tuoi bisogni. Quindi tante persone che hanno a che fare, scrivimi quindi Barbara sul canale, scrivimi su WhatsApp il numero che ha segnato la nostra Roxy Rosa, così organizziamo via Skype. Ecco, quindi tieni presente che, tra l'altro, un'altra cosa che non devi fare è far sì che il narcisista monopolizzi abusivamente tutte le tue decisioni, perché una cosa che deve fare il narcisista, che vuole fare, è monopolizzare abusivamente tutte le tue decisioni. Quindi osserva, è un altro modo. Chi vuole monopolizzare le tue decisioni, tieni presente questo, no? Tieni presente che poi il narcisista prende per il culo tutti, eh? Cioè, il narcisista non si fa diagnosticare, non andrà mai da diciamo, da uno psichiatra a farsi diagnosticare. E poi tieni presente che i narcisisti, anche gli psichiatri, secondo me, soffrono del fascino del narcisista, che riescono a perculare allegramente, perché loro riescono a perculare allegramente un po' tutti, no? Quindi l'indifferenza però è un'arma primaria, è un'arma fondamentale. Tieni presente che poi puoi anche, diciamo, cercare di recuperare i feedback, magari anche parlando con altre persone che hanno avuto esperienza, seguire video, insomma. Come dire, allenarti a capire che hai davanti, perché è ovvio che se tu non ti alleni a capire che hai davanti, poi ne subirai comunque le conseguenze. Quindi bisogna, per prima cosa, recuperare se stessi, perché il narcisista, diciamo, ti fa vivere un'illusione, no? Qual è l'illusione che ti fa vivere? È il tuo bisogno. Perché le persone dipendenti dai narcisisti normalmente hanno un grande bisogno di essere amati. È il bisogno di essere amati che ci frega. Noi non dobbiamo aver bisogno di essere amati. Dobbiamo attrarre l'amore, ma non aver bisogno di essere amati. Perché se tu hai bisogno di essere amati, di essere amata, avrai, diciamo, avrai che cosa? Se tu hai bisogno di essere amata, temerai l'abbandono. Temerai il rifiuto e quindi sarai sotto scacco, perché sarai sotto l'egida manipolatoria di chi ti farà vivere rifiuto e abbandono. Quindi, ma il rifiuto e abbandono, cioè la paura del rifiuto e l'abbandono, cosa nascono? Non è che nascono da Gesù bambino. La paura del rifiuto e dell'abbandono nascono proprio dal temere, diciamo, in qualche modo, dal temere di non ricevere il sufficiente amore. Salutiamo anche Betty Cottage,
Ricordo tra l'altro che chi volesse farsi un ritratto a Campomanin a Campomanin a Genova, cosa possiamo dire? Vada a Genova e si faccia fare il bel ritratto dalla nostra bravissima pittrice Betty Cottage che trovate a Campomanin a Genova. Ecco quindi questo è un altro punto molto importante, no? Il narcisista crea aspettativa, no? Perché i narcisisti sono bravi a creare aspettativa con ogni frase d'amore, con ogni emozione, con ogni reazione ad effetto, che ti origina di fatto una falsa, no? Una falsa, come dire, illusione, no? Di un futuro. Il narcisista ti crea una falsa. Sì, no, Campomanina Venezia, Venezia, Campomanina Venezia. No, il ritratto della nostra Betty Cottage, fatevelo fare a Campomanin a Venezia, ovviamente. Andate a Venezia a marzo, Campomanin a Venezia, c'è la nostra Betty Cottage che vi farà il ritratto Campomanin a Venezia. E quindi il narcisista è spesso anche una persona affascinante, ma assolutamente egoista, che cerca di sfruttare e di usare gli altri attraverso il suo fascino personale, no? Si diverte a ingannare con infedeltà, con bugie, e questo gli dà ancora più fascino. Quindi cerca di mettere in atto questa indifferenza, cerca di mettere in atto queste frasi che ti ho detto e vedrai che riuscirai ad avere un grosso vantaggio.